Gli sbarramenti che verranno presentati in questo documentario hanno delle caratteristiche che si inquadrano in due dei temi sottoposti all'esame del Congresso. Tema numero 25, lavori in sotterraneo riguardanti le grandi dighe. Tema numero 26, tecnica moderna degli sbarramenti in calcestruzzo per larghe valli e relative opere accessorie. Le dighe sono state realizzate negli ultimi 20 anni dalla Direzione Costruzioni Impianti Idroelettrici della società Edison sotto la guida dell'ingegner Claudio Marcello. Di fare ste fotografie. Dai, andiamo. Cosa sei andato giù a fare fino lì lo sai solo tu. Adesso vengo, finisco questo rullo. Ma cosa se ne fanno di tante fotografie? Lo sai com'è quella gente lì? Vogliono vedere tutti i particolari. Essa sì, essa su. Il bulino e il bulun. Adesso però la furia viene su di lì, che sarà 2000 basei. La diga di Pianpalù in provincia di Trento sbarra l'alveo del torrente Noce in corrispondenza dell'estremità di valle di un antico lago glaciale colmato in epoche più recenti da depositi alluvionali. La struttura è del tipo a blocchi di calcestruzzo, brevetto dell'ingegner Claudio Marcello, studiato per adattarsi a cedimenti ed assestamenti del terreno di fondazione. Una delle caratteristiche più interessanti della diga è il taglione di fondazione. La costruzione di questo taglione è stata richiesta dalla struttura geologica della sezione da sbarrare. Essa è costituita in sponda destra da un costone roccioso di scisti quarziferi e micacee, ricoperto sul fondo dell'alveo da materiale della stessa natura, ma fratturato e sconvolto, che è franato dalla sponda sinistra. Il taglione è in calcestruzzo, ha uno spessore di 3 metri ed una cubatura complessiva di 17.000 metri cubi. Si spinge fino ad una profondità di 72 metri sotto l'alveo naturale del fiume, mentre l'altezza della struttura fuori terra è di 52 metri. Verso destra e sul fondo, il taglione si appoggia sulla roccia compatta per risalire poi a gradoni, fondandosi nel materiale fratturato di sponda sinistra. Verso l'interno della sponda sinistra, a prosecuzione del taglione, il terreno è stato impermeabilizzato con un esteso schermo di iniezioni che si sviluppa in orizzontale per quasi 90 metri, scendendo a raggiungere la roccia compatta. Nel taglione è ricavato un sistema di cunicoli e di pozzi verticali che provvedono alla raccolta ed allo scarico dei drenaggi e consentono l'accesso per le normali ispezioni e misure. Poi, ma ragazzi, ma ci volevano gli scarponi a venire da ste parti qui. Ma che scarponi e scarponi? Bisogna saperci andare in montagna. Beh, io una volta sono andato sul Monte Rosa con le scarpe di vernice. La tenuta del paramento di monte è assicurata da un manto in ferro puro Armco, dotato di giunti che consentono le deformazioni del manto stesso. La diga di Boatto, a 1226 metri sul livello del mare, è caratteristica per il suo andamento planimetrico spezzato e per l'impiego di due diversi tipi di struttura. La lunghezza al coronamento è di 440 metri, l'altezza massima è di 57 metri,
il volume di 80.000 metri cubi di calcestruzzo. Allora, bella addormentata. Perché? Guarda che lì ci sono le vipere, sta attento. Che te si nacca. Tanto io sono nato con la suocera. In sponda sinistra, dove l'altezza in genere non supera i 20 metri, la diga è a gravità massiccia, mentre in corrispondenza dell'alveo del fiume è a gravità alleggerita a elementi cavi tipo marcello. Dai, muove scatenas. Gli organi di scarico possono evacuare complessivamente una portata di 840 metri cubi al secondo. Lo scarico di superficie è in due tronchi, uno a soglia fissa, l'altro con paratoie. Allora, andem. Sveglia, che la guerra è finita. Ti pagati? Sì, sì, ho pagato. Va bene, perché sennò che chi sia, ti sembra pure una tre col full chord magari. Ma è sicura questa teleferica? Non c'è pericolo. No, perché ho visto che c'ha delle belle campate lunghe, eh? Ah, belle, sì. Ma l'hanno costruita durante i lavori o c'era già prima? No, la teleferica la faccia proprio per il cantiere, insomma, l'hanno costruita apposta per andare su e giù gli operai, i guardiani. E anche la strada? La strada, poi c'era mica niente prima, male, sa, solitaria, era solo mulattiere, strade di montagna, insomma. Allora ho fatto apposta la strada per mandare su i camion col cemento, tutta roba della diga. 25 km di strada hanno fatto, sai. La diga di Malga Bissina crea il serbatoio di testa del sistema di impianti dell'Alto Chiese, nel quale è installata complessivamente una potenza di 342.000 kW. Buongiorno. Ma perché bruciano tutta quella legna lì? Perché se no sporca l'acqua del lago. Ma cosa ci fa? Perché se no poi intasa le griglie. Perché allora non la bruciate nella stufa? Ce n'è di legna qui. E quanti metri cubi d'acqua ci sono nel lago? Quando è pieno saranno 60 milioni. La struttura è del tipo a gravità alleggerita, con un'altezza massima di 87 metri ed una lunghezza al coronamento di 561 metri. La cubatura è di 430.000 metri cubi di calcestruzzo. Ehi, Alberto, fammi una bella fotografia, va, sotto le piramidi qui. Ehi, ma lo sai che fa freddo? C'è su una rientina. Cammina, che ti scaldi. Io però non capisco perché ci siamo dovuti alzare così presto. Capirai. Sembra un paesaggio lunare, eh? Cos'è, un lago prosciugato? Sì. Poi, sai cosa potrebbero fare qui? Cosa? I film di fantascienza. Dite che sembrano in cui stupidare. Come stupidare? La fantascienza è una roba seria, oh. Ciao, Bobby. Ciao. Come fai a sapere che si chiama Bobby? Perché mi sono intelligente. Poi, ma dobbiamo andare fino là noi. Adesso ho capito perché ci siamo alzati presto. Ma tu sei matto. Per fare quattro fotografie va la strada che mi fa fare. Come quella di ieri. Passa via, Bobby, va via. Anche la diga del pantano d'Avio è del tipo a gravità alleggerita. Il serbatoio creato dalla diga è uno dei più alti d'Italia, a quota 2400 circa, e raccoglie le acque di alcuni ghiacciai dell'Adamello. La diga è costituita da 15 elementi cavi e da due brevi spalle massicce. L'altezza massima è di 63 metri, la lunghezza di 400 metri e la cubatura è di 200.000 metri cubi. Però bisogna muovere, che deve venire su una bufera.
stamattina. Un nuvolo sì. Opla! La diga del Reno di Lei è stata ultimata nel 1960. È una struttura ad arco gravità con volta a doppia curvatura. Porco Champin, bella sventola, eh? Per la sua corda è una delle maggiori del mondo di questo tipo. L'altezza massima è di 143 metri. Lo sviluppo del coronamento è di 690 metri, la cubatura di 862.000 metri cubi. La volta è pressoché simmetrica e si imposta direttamente sulla roccia di fondazione, salvo in sponda sinistra, dove è stata creata una spalla a gravità per l'appoggio degli archi superiori. Il serbatoio ha una capacità di 200 milioni di metri cubi. Stai mangiando? Dammi un po', dai. Angelo, te l'ho detto di tirar su un panino. La diga di Morasco, costruita fra il 1936 ed il 1940, è un esempio classico di struttura a gravità massiccia in calcestruzzo. Ha un andamento leggermente arcuato con uno sviluppo al coronamento di 565 metri. L'altezza massima sulle fondazioni è di 59 metri. Il volume è di 259.000 metri cubi. Questa diga ha rappresentato, quando fu costruita, una tappa significativa nell'evoluzione della tecnica di confezione e distribuzione del calcestruzzo. Uè, tacche steldunda. Ma tu hai visto quel film sulla spedizione del K2? C'erano dei fondi come questo qui, eh? Quanto sarà? Ah, sarà 30 metri. Altro che 30 metri. Poi, ma sono assicurato. Agile come un cerbiatto. Al serbatoio di Morasco affluiscono anche le acque immagazzinate nel serbatoio del Sabbione a quota 2460. Morde il cane. No, no, è bravo. Bravo, Avi, qua, bravo. Bel posto qui, eh? Eh sì, per chi vi su la mattina e va giù la sera. Quelle sono le fotografie della diga in costruzione. Sì, qui è la diga in costruzione, come si vede, come prosegue il lavoro. Ma in che anno l'hanno fatta? Nel 51. Però, sono già passati 10 anni. La diga del Sabbione è uno dei primi esempi di struttura a gravità alleggerita a elementi cavi. Ha un'altezza di 64 metri, uno sviluppo del coronamento di 280 metri. Data la rigidità del clima, il paramento di monte è rivestito in bolognini, mentre i vani tra gli elementi della diga sono chiusi a valle con strutture termoisolanti. Il serbatoio investe la lingua terminale del ghiacciaio del Sabbione, provocandone lo scioglimento. Fino ad oggi sono stati sciolti oltre 8 milioni di metri cubi di ghiaccio. Ciao, vi faccio una bella fotografia. Ah, non so mica da loro, brigidami. Vuol dire che in cambio mi dà ancora un po' di grappa, data l'altitudine. Perché mi piacerebbe vederti andare là sotto il ghiacciaio a fare qualche bella fotografia. Perché non ci vedi tu? Ti presto la macchina fotografica se vuoi. Porca galera! Sì, ho lasciato sui rullini.
allora? Bisogna tornare indietro a prenderli. Ah, no, mi ti aspetti chi? Sarai mica matto che rifaccio ancora tutta la strada. Su e giù, una settimana che mi fa camminare. E mi aveva detto che andavamo a fare una gita anche. Bella gita. Io per quest'anno di montagna ne ho fatta abbastanza. Una roba di matto. Guarda se deve lasciare su i rullini. Io mi sono qui.